Alessandro Rivali, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. E bentornato nel posto delle parole per raccontare di un nuovo libro di poesia. Anzitutto, Alessandro Rivali, io direi per questo libro di poesia che si intitola La terra di Caino, pubblicato da Mondadori, io direi di partire nella nostra conversazione proprio da una cosa che io penso che sia interessante, importante, cioè dall'immagine di copertina, perché io penso che negli ultimi tempi gli editori facciano, non che nel passato non l'abbiano fatto, ma oggi come oggi sembra che ci sia una tensione diversa sulla grafica delle copertine. Lei che cosa ne dice? Allora, direi che intanto io ho festeggiato con grandissima gioia quando Mondadori mi ha proposto questa copertina, perché mi piace tantissimo, fa parte di una serie di un pittore spagnolo contemporaneo che sta occupando le copertine dello specchio Mondadori. E si chiama Pablo Palazuelo e mi piace molto. Sì, direi che in genere l'editoria è sempre più attenta giustamente all'immagine, perché siamo nel tempo delle immagini, quindi è doveroso, diciamo così, anche professionalmente, nonché artisticamente. Io ho fatto un balzo sulla sedia perché sono rimasto contentissimo di questa copertina, perché anche se è un astratto, vedo i temi di questo libro, perché c'è il blu che io adoro, che mi ricorda la mia città dell'anima, che è Genova, e ci sono questa serie di colori inclinati che nella mia immaginazione, non so poi i grafici Mondadori cosa pensassero quando l'hanno impostata, però mi sembra un veliero transatlantico inclinato in mezzo alle onde, ed è un'immagine che mi piace molto, perché io ho pensato questa terra di Caino come un viaggio prima di tutto. Io non amo tanto i libri, diciamo, di poesia come dei canzonieri su delle singole emozioni, ma proprio pensarli come dei lunghi viaggi con dei libri a tema, perché così mi sono formato su gli autori del cuore, no? Da Dante a, per venire, un autore che amo tantissimo, da genovese, che è Giorgio Caproni. Giorgio Caproni, è come non ricordarlo con piacere, Giorgio Caproni. È vero, quell'immagine marina della copertina ci porta ai flutti, per così dire. I flutti non sono semplicemente, non sono delle cose sempre positive, lo dico a un uomo di mare quale Alessandro Rivali, che ci porta invece in una terra. Ma nella terra che ci porta a conoscere Alessandro Rivali, noi scopriamo in sostanza una poesia che riflette che cosa? Riflette nient'altro che l'essere noi stessi, l'essere noi il nostro Caino. È proprio così, è una lettura perfetta, perché io ho iniziato a scrivere questo libro 12 anni fa, quando il mio libro precedente era del 2010, però già stavo preparando questo libro, che è diventato per alcuni versi proprio di attualità, nel senso che nel tempo pandemico la figura di Caino, della violenza, del dolore, è assolutamente attualissimo. E solo che ho pensato un Caino che potremmo essere tutti noi, cioè fatti di questo impasto, diciamo così, di fango e grazia, se vogliamo, cioè emozioni che la pandemia poi, se vogliamo, ha esasperato. Cioè nell'arco dei possibili comportamenti dell'uomo in questo anno abbiamo visto di tutto, cioè i gesti di dedizione più incondizionata, no? Penso, non so, agli infermieri proprio sfiniti, sfiancati dal servizio per gli altri, o dei sacerdoti che sono spesi fino all'ultimo per consolare le persone, fino al contrario, no? Cioè le persone cariche di ira, rabbiose, inquiete, anche comprensibilmente, ovviamente, che ormai vedono l'altro sempre come un nemico. No? Mi colpisce molto quando possiamo uscire per strada, che già in lontananza il primo gesto nei confronti dell'altro è controllare se la mascherina è sufficientemente alzata per coprire anche il naso, vedendo l'altro come il possibile untore, il nemico. Lo so che ovviamente è comprensibile come reazione, però diciamo che la pandemia ha esasperato
questi temi di frattura tra le relazioni del nostro tempo così liquido. E il mio Caino è un personaggio sognante che è appunto impastato di questo fango e di questa grazia possibile, che è un po' lontano da quella della tradizione, perché è vero che è il primo degli assassini, che ha le mani lordate di sangue, però lo immagino appena dopo l'omicidio di suo fratello Abele, incominciare ad andare in esilio per la storia, quelli che chiamano i grandi deserti spirituali della storia, alla fine cercando un perdono, cioè sogna l'Eden che i suoi genitori avevano perduto e sogna in qualche modo di trovare delle relazioni più umane. Proprio lui, che è stato quello il primo ad aver spezzato la catena delle relazioni, perché è il primo non solo ad aver usato la violenza, ma ha usato contro la propria stirpe. E anche forse, spero di non sbagliarmi Alessandro Rivali, Caino, per come viene raccontato in queste poesie che tra poco ascolteremo dalla voce di Alessandro Rivali, dicevo che forse è il primo che filosoficamente parlando è proprio impastato di nostos, cioè la nostalgia che si rende palpabile in queste poesie. Eh sì, cioè questo è un Caino diverso, nel senso che il Caino, anche a partire da Dante, che chiama Caina il luogo più tenebroso della conca infernale, e invece io penso, ho provato sì, a un Caino che è proprio fasciato di nostalgia, perché è un uomo che è inseguito dai fantasmi e direi e soprattutto insegue il padre perduto, la relazione con Dio Padre, che lo ha condannato, però che ha messo il divieto agli altri di fare male su lui, che è il primo assassino. Quindi da una parte lo ha condannato, però dall'altra parte continua a considerarlo come figlio che deve essere protetto. E poi ecco, c'è il grande tema, sì, la nostalgia è una specie di filo rosso che passa in tutte le sezioni del libro, e si accende in modo particolare quando Caino sosta di fronte a grandi figure del dolore. C'è una sezione a cui sono particolarmente legato, che si chiama La tomba degli amanti, perché io faccio fermare Caino di fronte ai grandi cimiteri d'Europa, in particolare al cimitero di Staglieno, che io conosco fin da bambino, mi portava mia mamma a vedere la tomba di famiglia, io rimanevo spiazzato dalla bellezza delle statue. Il cimitero monumentale di Staglieno è un capogiro di storie. E faccio sostare il mio Caino di fronte a una tomba molto particolare, che ha dato luogo poi a una sezione che si chiama La tomba degli amanti, è dedicata a una ragazza, Maria Francesca del Mas, che morì giovanissima, una ventina d'anni, in uno dei primi incidenti autostradali, era il 1908, e i familiari, o non so se il futuro, quello che doveva essere il futuro sposo, fecero una tomba per lei, in cui lei, bellissima, viene adagiata in questo sepolcro, è un nudo di ispirazione rodiniana, direi, e c'è il suo fidanzato che la bacia con grandissima tenerezza sulla fronte. Allora io faccio sostare il mio Caino di fronte a questo gruppo marmoreo splendido e interrogarsi proprio alla fine sul senso dell'amore, sull'amore possibile nonostante la violenza, e in un tempo che io definisco di relazioni rauche, no? Relazioni instabili, effimere, e Caino proprio si chiede quale sia il segreto dell'amore per sempre. Ascoltiamo una poesia dal suo libro La terra di Caino, Alessandro Rivali. Molto, molto volentieri. Ma io partirei proprio dalla tomba degli amanti, perché mi sembra un nucleo centrale di questo libro. Tra l'altro io apro questa sezione con un distico che amo tantissimo di Eugenio Montale, che è un altro poeta a cui sono legato da diciamo così, criteri di ligusticità, consonanze liguri, ed è un distico del Sogno del prigioniero, in cui Montale scrive: l'attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito, che è quello che medita Caino guardando questa struggente storia d'amore scolpita in pietra sulle colline di Staglieno. Allora fa così: non volevi la città dei morti, eppure ti rapirono i tulipani,
le spose sfiorate dagli angeli, gli amanti fissati nella pietra. Hai abbracciato Maria del Mas, una storia di sangue del 1908. Contemplavi la giovinezza sempre sospesa in un bacio. Mi insegnavi quanta verità trova riparo nella tenerezza. Trovare riparo nella tenerezza e sembra che si scontri con l'idea di Caino. Ma Caino sa essere anche tenero, perché Caino deve vivere in ogni modo il suo tempo. Possiamo dire che, riprendendo Alessandro Rivali, la sua precedente scrittura, Ho cercato di scrivere Paradiso, a proposito di Ezra Pound, che è un nome tutelare in ogni modo. Anche Caino, per certi aspetti, cerca di scrivere il suo paradiso. Esattamente, sì, infatti quando ho cercato di scrivere Paradiso è la storia delle mie tanti anni di conversazioni con la figlia di Ezra Pound, e io quando andavo a intervistare lei con i miei registratori su al castello, meraviglioso castello di Brunnenburg, sopra Merano, avevo sempre nello zaino le agende con gli appunti per la mia personalissima interpretazione in poesia di Caino. E ricordo che proprio in quelle scorribande montane dalla Brunnenburg rimasi colpitissimo un giorno in cui la figlia di Ezra Pound mi fece vedere l'agenda del papà, e io feci un salto sulla sedia quando vidi la scritta sull'agenda insieme a tutti gli appuntamenti della vita di ognuno di noi, le interviste, le cose da fare, i colloqui con gli amici. C'era scritto: ho cercato di scrivere Paradiso, una folgorazione che poi rientrerà negli ultimi draft di Ezra Pound. Ecco, in quel verso, diciamo così, c'è anche tutta la mia avventura, poetica, perché, ho riversato quella tensione poi nella ricerca, diciamo così, di Caino esistenziale, perché ho cercato di scrivere Paradiso era un Ezra Pound che si ricordava che voleva chiudere i suoi cantos, la sua grande Divina Commedia, aveva scritto l'inferno, ma il paradiso gli sfuggiva tra le mani, non riusciva a trovare personaggi per il suo paradiso. Nel mio Caino è invece il grande sogno di Caino di rivedere un giorno quella felicità primordiale di cui aveva, nella mia immaginazione, sentito raccontare da Adamo ed Eva, quindi proprio la felicità originaria, l'amore perfetto, l'essere fuori dalle tentazioni, prima diciamo che arrivassi, strisciasse tra l'erba il serpente, la malastriscia, direbbe Dante nel Purgatorio, che ha incominciato a insidiare il cuore dell'uomo. E adesso con Alessandro Rivali andiamo a incontrare un'altra poesia dal suo nuovo libro La terra di Caino. Allora, potrei leggervi proprio le ultime terzine. E così ci raccordiamo a quello appena detto di Pound. Il mio Caino torna a Genova, che la faccio diventare anche la sua città dell'anima, e rimane folgorato da un altro monumento funebre bellissimo, che è quello di Margherita di Brabante, il capolavoro ultimo di Giovanni Pisano, l'ultima opera che fece, almeno a quanto ne sappiamo, prima di morire, e che ha avuto una spy story, perché è un monumento che era creduto perduto e poi è riemerso dalla storia in modo curioso, ed è una statua bellissima di questa regina che morì molto molto giovane e che suo marito, l'imperatore Arrigo VII, volle celebrare con una statua che non avesse eguali, per questo chiamò il migliore del tempo, che era Giovanni Pisano. Allora immagina, la statua, te lo dico per chi ci sta ascoltando, è lei, ragazza giovane e bellissima, che viene tirata fuori, innalzata dal sepolcro da due angeli per entrare in paradiso. Ed è raffigurata un unicum proprio nel momento in cui lei, con il suo corpo bellissimo, si alza dalla tomba e va incontro con un sorriso meraviglioso incontro al suo Dio. Allora, in questa visione, Caino ritrova, è un finale azzurro per il mio libro, un finale di speranza, o se non altro un finale aperto. Dopo tutto il sangue che ha visto per le ere della storia, vede negli occhi di questa ragazza spaventata
splendide in marmo, la possibilità di una riconciliazione possibile con la sua storia e anche con Dio e con gli altri uomini. E quindi il canto di Caino in terzine diventa una sorta di, proprio di invocazione e di preghiera di fronte a questa donna in pietra, Margherita, che possa diventare per lui una sorta di angelo verso Dio. Leggo i passi finali. Margherita, il sogno è stato nostro, colonne di recupero e grifi, l'ardesia e la fantasia dei bestiari. Abbiamo bevuto la bianca foce delle solitudini, il grembo acido in attesa di iniettarli sul male. Margherita, mostrami un segno, il tremito di Dio sulle candele, la luce improvvisa sul passato. I frammenti ridonano un mondo. Salvami dalle relazioni rauche. Lasciami la pietra della memoria. Margherita, donami occhi nuovi per accordare buio e bellezza in misteriosa matrice di senso. Caino non sia soltanto il sangue versato, ma che veda il perdono per mettere a frutto la sconfitta. Ora che sei stella senza tramonto, donami il desiderio senza usura, saper perdere per essere padre, come Pound scrisse nel Paradiso. Portami dove sempre siamo stati, dove l'acqua si tinge di pervinca, perché questa fiumana di porpora sbiadisca in un estuario azzurro e io riveda la fonte e i giardini. In questa poesia vedo qui una sottolineatura che è chiaro che quando si fanno le sottolineature per noi lettori è valido in quel momento, poi apri il libro chissà dopo quanto tempo e ti chiedi ma perché ho sottolineato quella cosa? Ed è sempre molto bello incontrarle, come ho incontrato questa sottolineatura poco fa, saper perdere per essere padre. Ecco, queste parole sono di una forza straordinaria, Alessandro Rivali, veramente. E noi quando raccontiamo la poesia ci permettiamo sempre un gioco. Chiediamo al nostro ospite, lo chiediamo sempre, di prendere in mano il libro, aprirlo a caso e leggere esattamente quello che incontra lo sguardo. Prego. Molto volentieri al gioco. E allora si addormentava sulle foto di lei, come per un richiamo, un segno per riaverla, almeno in sogno. C'era invece un vecchio ustionato che parlava di creature fluviali e onagre in corsa nel vento, di come fosse senza ritorno il quesito sulla sorgente del buio. C'è sempre il nome di una donna che è inseguito, come si dice in una poesia, ed è forse questo il paradiso. Ce lo possiamo chiedere o forse lo possiamo scoprire incontrando la poesia di Alessandro Rivali, La terra di Caino, pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci, Alessandro Rivali, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? I canti di Castelvecchio di Pascoli, perché è un poeta che sto riscoprendo e trovo di grandissima attualità, nel senso che più passa il tempo, credo più Pascoli sia un poeta veramente decisivo del nostro Novecento, è un poeta adattissimo al nostro tempo inquieto, perché è il poeta della contemplazione, è il poeta che ha bisogno di stare nella natura, di riposare il cuore lontano dagli affanni, dagli stritolamenti del nostro tempo e quindi ecco, lo sto trovando una lettura fecondissima. Ma chissà se proprio i canti di Castelvecchio sono, che ne so, magari sulla scrivania a portata di mano di Alessandro Rivali, perché queste parole che abbiamo ascoltato, che i versi di Pascoli possono attraversare questo tempo, ci piace molto, ci piacerebbe ascoltare. Allora, vediamo, io in realtà ho messo proprio in esergo del mio libro una manciata di versi proprio dei canti di Castelvecchio, sono due terzine e poi è un lacerto di un altro verso che ho trovato veramente perfettamente aderenti a quello che stavo scrivendo, una poesia stupenda che si chiama Il Bordone,
in cui Pascoli immagina un viator, un uomo che attraversa la storia ed è un uomo che ha alcune volte allungato le mani per chiedere misericordia e alcune volte l'ha dovuta ritrarre perché ha trovato la violenza e che alla fine si è interrogato sulle domande ustionanti che bussano alla porta del cuore dell'uomo. E quindi è una figura, questo viator, veramente attualissima e si adattava perfettamente all'ultima sezione del mio libro su Caino, per cui vi leggo proprio questa manciata di versi dal bordone di Pascoli. Da allora ha errato, seco aveva soltanto il suo bordone, e qua tese la mano, e qua la porse, e ha gioito e pianto, e vide il fiume, il mare, il monte, il piano, tutto, e a tutto era più presso il cuore di quanto il piede ne era più lontano. E fu tutto e nessuno. Questo è un grandissimo Giovanni Pascoli. E fu tutto e fu nessuno, nonostante quest'uomo disperi su ogni tramonto, nonostante questo. Grazie, grazie davvero Alessandro Rivari del Benissimo. tempo che ci ha dedicato. È Buona stata una giornata. conversazione meravigliosa, grazie di cuore. A presto.